Vi ricordate queste due vasi di pompelmi? Le avevo appena acquistate. Ve le faccio vedere in alcune immagini del vecchio video. Ecco, ora guardate cosa abbiamo qui. Faccio questo video perché un lettore su YouTube mi ha scritto di far vedere le piante che avevo trapiantato come stavano. Guardate che meraviglia. Questa di destra sta fruttificando, ha tre pompelmi enormi, infatti tra un po' dovrò fare dei sostegni. Quello di sinistra invece si è concentrato più sulla parte verde, quindi ha fatto nuove foglie, nuovi rami e ci sono dei germogli che, se tutto va bene, diventeranno frutti. Mi avvicino, vi faccio vedere. Vedete? Ora, io ho la fortuna di tenerle in serra, quindi non devo coprirle, a parte la pacciamatura, che serve anche per altri motivi, serve ovviamente per dare un po' di calore alle radici, quelle sotto il panello di terra. Però, per chi non ha una serra, ho acquistato del tessuto TNT, tessuto non tessuto, vi faccio vedere come metterlo correttamente e come cercare di coprire e proteggere il più possibile la pianta. Lo vediamo dopo la sigla. Rieccoci sul canale, bentornati a tutti, sono Orso. Tessuto non tessuto, 8 euro, sono tre cappucci. Questo non ostacola il passaggio dell'aria, non è impermeabile ovviamente, la pianta continua a respirare, ma contemporaneamente è protetta dalle intemperie, soprattutto dal vento. Il vento è letale per queste piante qui. Ho preso i cappucci alti 1,5 metri e dovremmo essere giusti per quello che dobbiamo fare noi. Prima un po' di teoria, se mi permettete. Noi dobbiamo coprire la chioma e ovviamente anche il vaso. Il vaso non si copre quasi mai. È un errore, perché attaccati al vaso, vi faccio vedere alcune immagini di quando li ho trapiantati, ci sono proprio le radici della pianta che tendono a girargli intorno. Il vaso è sottile, è di plastica, pochi millimetri, il freddo arriva tutto e le radici ovviamente ne soffrono. Con questo riusciamo a dargli qualcosina in più, poca roba, ma quanto basta per non farla morire. Questa differenza del video di qualche anno fa è un cappuccio, è molto molto semplice da utilizzare, è molto più comodo, più veloce. Semplicemente lo si mette sulla pianta, sulla chioma. Ecco qua, ora con una corda lo si lega e il gioco è fatto, non occorre altro. Ovviamente il consiglio che vi do è quello di fare anche la pacciamatura con la paglia. Le radici sono anche in superficie e c'è il panetto di terra. Se noi riusciamo a coprirlo con un po' di paglia, gli diamo giusto un po' di protezione contro le intemperie. Trattamenti su questa pianta, se vedete, qui avevo trattato con la zeolite. Quando l'ultima volta che ho dato il trattamento ai pomodori, ormai parliamo di 3 mesi fa, poi questa pianta è stata sempre al coperto, come dicevo, la serra, quindi acqua non ne ha presa e le foglie sono rimaste macchiate di zeolite. E questo va benissimo. Insomma, tanto adesso, ora come ora, con questa temperatura non abbiamo grossi attacchi di afidi e quant'altro. Tre cappucci così da 1,5 metri su Amazon costano circa 8 euro spediti a casa. Se li trovate in vivaio che costano meno, vi conviene acquistarli, altrimenti con 8 euro avete coperto tre piante. Vi lascio anche il link in descrizione se vi può interessare, vi andate a guardare le caratteristiche. E come vedete è traspirante. Se ci piove sopra, ovviamente la pianta un po' si bagna, non è impermeabile come vi dicevo, però l'importante è tenerla al riparo dalle correnti d'aria. Quelle sono deleterie. Ora vi metto in sovrimpressione qualche serra di quelle piccoline da 30 euro, 40 euro. Ecco, quella è una buona soluzione se non avete vento, ovviamente, che ve la porta via. La fissate a terra con qualche peso. All'interno ci mettete le piante, gli agrumi. Ora vi faccio vedere come ho sistemato la mia serra. È un gran casino, però le piante stanno al caldo. Vi assicuro che non ho bisogno neanche di questo. Se le temperature restano come in questo periodo, intorno ai 0 gradi, 2 gradi. Se dovessimo andare sotto i meno 5, ecco, a quel punto metterei il tessuto non tessuto a tutte le piante. Mi sposto, vi faccio vedere. Questa è la mia piccola serra, sono pochi metri quadri che avevo costruito ormai forse 3 anni fa. Vi lascio quindi in sovrimpressione il video, è stata una bella avventura, È ancora tutto originale nonostante le bombe d'acqua e il vento forte che mi ha scoperchiato tutto, ma come vedete lui ha tenuto, il telo ha tenuto bene, le travi anche, sono contento, dai, tutto sommato avevamo fatto un bel lavoro. Allora, vi dicevo, non guardate la confusione, però questi sono i miei agrumi. Qui stiamo raccogliendo mandarini, che è una meraviglia, stiamo mangiando tutte le settimane praticamente, mano a mano che maturano li raccogliamo. Molti sono senza frutti, ma non è quello il senso del video, insomma. Mi interessava farvi vedere come li teniamo. Vi faccio vedere l'ultimo arrivato. Questo è un limone che ho acquistato al supermercato. Non l'ho ancora trapiantato perché il periodo di trapianto ideale per questo è in primavera, come ho fatto con gli altri. Quindi attenderò. Ho semplicemente dato
un po' di stralatico pellettato, un pochino di concime apposito per gli agrumi, sono i lupini macinati, un po' di acqua, però non avendo pacciamato, vedete, ha fatto un velo di muffa, questa non gli fa niente, ma ci devo mettere ancora un po' di paglia, però il vaso è troppo piccolo e ora non la posso toccare, quindi tengo tutto così, però la pianta è sana. Faccio vedere cosa sta facendo qui, guardate i fiori, l'avevo acquistata che aveva tre frutti piccolini, sono rimasti, questi sono limoni allungati, sono proprio fatti così. È una qualità. E il limone lunario dovrebbe fiorire praticamente tutto l'anno, però in questo vaso non è che può fare i miracoli, quindi attendo qualche mese e poi lo trapianterò al pari degli altri. Questo mi darà molte soddisfazioni, ne sono certo. Bene, è tutto per questo video, quindi se avete una piccola serra o se la potete acquistare, montare con 30-40 euro, avete risolto il problema degli agrumi d'inverno, altrimenti, come vi ho fatto vedere, con 8 euro, insomma, ne coprite 3. Con qualche euro in più coprite le piante che avete, col tessuto o non tessuto, e se siamo intorno agli 0 gradi le piante resistono tranquillamente. Però mi raccomando, se vi posso dare un consiglio, pacciamate anche il pane di terra, vedete, quelle le ho fatte tutte con la paglia, perché è molto importante, rimane l'umidità, non si forma la muffa come in questo caso, non è deleteria, però è brutta da vedere, e le piante passano l'inverno tranquillamente. Allora tenete solo conto che la pianta che ha i mandarini ha circa 4 anni ed è sempre stata in vaso e l'ho sempre avuta io, quindi come vedete questi sistemi funzionano. Grazie per essere stati con me, lasciate un like se vi fa piacere, condividete il video, salvatevelo, magari vi può venire utile, o condividetelo con qualche vostro amico che ha gli agrumi in vaso da proteggere. Vorrei ringraziare tutti i nuovi iscritti che mi stanno seguendo, siete tanti, veramente mi fa molto piacere. Grazie anche a tutti quelli che sono iscritti da tempo per il loro supporto e i loro commenti. Vi auguro una buona giornata.